Buonasera a tutti gli spettatori dell'Associazione Identitaria Alta Terra di Lavoro, che anche stasera vedrà con noi i due esperti che ci hanno accompagnato nella puntata di San Tommaso d'Aquino e sempre ripercorrendo un percorso filosofico italiano, ma in particolare partenopeo, analizzeremo la figura di Giambattista Vico, che era un pensatore napoletano, ma soprattutto cattolico. Ci teniamo sempre a rimarcarlo questo. E quindi sempre un viaggio alla riscoperta delle nostre radici, che nel mondo di oggi sono sempre più dimenticate e sembra che gli individui siano destinati sempre a isolarsi l'uno dall'altro, mentre il pensiero cattolico è del tutto diverso, c'è cioè proprio un'apertura. Infatti, come abbiamo visto l'altra volta, il pensiero cattolico è anche alla base di quello scientifico. E appunto analizzando la figura di Giambattista Vico, che è nato a Napoli il 23 giugno 1668, e lui era un giurista e filosofo che è stata una figura determinante non solo appunto per quanto riguarda il panorama culturale partenopeo, ma soprattutto di quello interamente italiano e occidentale, europeo. E ne parleremo in maniera approfondita con gli esperti Fernando Riccardi e Fernando Di Mieri, che avranno fra di loro questo dialogo e io mi propongo di ascoltarlo in religioso silenzio e di fare nel caso in cui, ma sicuramente ci saranno vari spunti di riflessione all'interno della discussione che si avrà fra loro, mi propongo di fare una domanda alla fine. Quindi la parola a loro, al professor Fernando Riccardi e Fernando Di Mieri, che ci allieteranno in questa serata. Bene, grazie Francesco della tua introduzione, come al solito puntuale. Siamo contenti di registrare successi in queste trasmissioni in cui si parla un po' di argomenti, diciamo, non proprio leggeri. E quindi la volta scorsa abbiamo parlato di San Tommaso d'Aquino, oggi parliamo di Giambattista Vico. Tu hai detto Giambattista Vico, filosofo e giurista. Io ritengo che Giambattista Vico sia stato molto di più di questo. Anche se oggi stranamente lo si conosce soltanto per una che è diventata un po' una storiella, no? Fernando Di Mieri poi ce lo dirà, quella dei corsi e dei ricorsi storici, questa famosa teoria che poi non sempre viene interpretata e viene sviscerata nella maniera rigorosa, nella maniera ortodossa, se così possiamo chiamarla. Comincio con la stessa domanda, caro Fernando, che ti ho fatto relativamente al pensiero domistico, a San Tommaso d'Aquino. Oh, quando è attuale oggi Giambattista Vico? Quando il pensiero vichiano oggi, anche in questa epoca così complicata che ci troviamo a vivere con la pandemia, le prese con la pandemia, quando è attuale oggi il pensiero di Giambattista Vico? Grazie, caro Fernando, ci ritroviamo anche in questa occasione a parlare di argomenti filosofico-teologici, insomma, perché si parlerà anche di teologia, ed è sempre un piacere accettare l'invito che le associazioni Alta Terra di Lavoro, Le Tre Torri, fanno per realizzare video che sono inconsueti, insomma, che è fuori di ogni logica, come dire, di ogni logica della comunicazione rapida e spiccia, no? Quella di stare un'ora circa a parlare di. Però a quanto pare c'è, insomma, ci sono delle persone che seguono con interesse, tenuto conto del risultato in termini di visualizzazione che abbiamo avuto la volta scorsa. Quindi grazie a Fernando Riccardi, grazie alle associazioni, grazie a Francesco Rotondi, grazie a Claudio Saltarelli, che è, come dire, il dominus di tutta questa iniziativa. Grazie a chi ci segue innanzitutto, no? Quindi grazie a tutti. Vengo immediatamente nel vivo della questione, cioè della questione dell'attualità di Giambattista Vico. Negli ultimi decenni dello scorso secolo c'è stata una vera e propria esplosione di studi vichiani, grazie soprattutto all'attività negli Stati Uniti d'America di Giorgio Tagliacozzo, di Philip Donald Verin, di un gruppo di studiosi di grandissima importanza, Leon Pompa, Boll, per l'Italia, Cristofolini e altri, insomma, che veramente hanno creato
eventi su eventi hanno suscitato attenzione nei confronti di Vico in tutto il mondo. Quello lì fu il periodo di varie iniziative editoriali dedicate specificamente a Vico, i New Vico Studies, no? Fatti proprio da Verin, Philip Donald Verin e Tagliacozzo negli Stati Uniti, che so, i Cuadernos sobre Vico, no? In Spagna, insomma. Tutta una fioritura di studi vichiani. Da allora sembra che ci sia stata una certa, come dire, sedimentazione, ma gli studi naturalmente su questo grande autore continuano e Vico rimane uno dei più celebrati pensatori italiani al mondo. Quindi, nei confronti di Vico c'è sia ovviamente un interesse storiografico, no? Ecco. Un importante pensatore di cui è opportuno ricostruire le diverse sfaccettature del pensiero, i rapporti con autori a lui precedenti, coevi, oppure l'influsso che ha esercitato su autori posteriori, ma c'è anche un interesse di tipo teoretico, perché si è visto che Giambattista Vico è stato una sorta di precursore dei tempi, cioè ha saputo anticipare tanti interessi che saranno propri della nostra più viva e attuale contemporaneità, in termini di studi sul linguaggio, in termini anche di revisione di miti del progresso, che naturalmente oggi interessano un certo numero di persone per tante ragioni, no? Che so, addirittura dal punto di vista scientifico, il senso della storia che è tipicamente vichiano, noi, come dire, lo possiamo leggere anche in chiave anticipatrice di nuovi indirizzi della ricerca, soprattutto dell'ultimo mezzo secolo. E potrei continuare a lungo, insomma, in campo estetico, ovviamente, in campo pedagogico, dove Vico ha esercitato un influsso che purtroppo negli ultimi tempi sta avvenendo un po' meno e questo è un problema, ma insomma ci sono tante ragioni per cui Vico è attuale. Si moltiplicano gli studi anche se tante iniziative sembrano andare, magari qualcuna è pure finita, procedere con maggiore calma. In ogni caso, Vico è tra gli autori italiani più studiati al mondo, dal Giappone agli Stati Uniti e ovviamente al mondo latinoamericano, è tra gli autori più studiati al mondo. Quindi, da questo punto di vista, sia come interesse storiografico, sia come per le soluzioni teoretiche che egli propone, Vico può dire molto all'uomo dei nostri giorni, questo sicuramente, ecco. Bene, e quindi abbiamo capito che Giambattista Vico è un pensatore, diciamo così, la cui attualità si riscontra al giorno d'oggi in svariati campi. Ecco, mi viene in mente però un'altra cosa, che Vico è completamente napoletano, nel senso nasce a Napoli, muore a Napoli, vive l'humus della città. È costretto a patire cocenti delusioni dell'insegnamento universitario, no? Lui era uno che voleva soprattutto essere un professore di diritto, gli viene per un motivo o per un altro preferito sempre qualcun altro, alla fine però resta fondamentalmente essenzialmente un napoletano. Ecco, secondo te, il fatto di essere napoletano, noi lo sappiamo che è un imprinting, no? La napoletanità. Quindi ha condizionato in certo qual modo, in positivo, o forse anche in negativo, non lo so, l'elaborazione del pensiero di Giambattista Vico. Cioè, nel pensiero di Giambattista Vico si può cogliere questa napoletanità di cui oggi tanto si parla, e non sempre in maniera corretta, anche qui. Tutto quello che viene presentato in termini macchiettistici o cose di questo tipo. Quando noi parliamo di napoletanità, parliamo di qualcosa che è succo, sangue, carne, fibra vivente, palpitante, insomma, in una certa persona, in questo caso in un certo pensatore. Come Giambattista Vico. Io a questo punto, data la domanda, dovrei fare, come dire, qualche opportuna premessa. Quando
Quello che io dirò adesso è ispirato ad una lettura, proprio in termini ermeneutici, cioè interpretativi, che si tiene lontana da ogni forma di immissione di contenuti esterni. Quello che adesso dirò, insomma, nel prosieguo di questa nostra conversazione, in realtà è ispirato da una lettura proprio alla Betti, cioè alla Emilio Betti, grande teorico dell'ermeneutica, il quale a un certo punto fa dei canoni della interpretazione, canone della totalità e così via. C'è anche un canone che è quello dell'adeguazione. Perché sensus non est inferendus, sed efferendus. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il senso di un certo testo non deve essere portato dall'esterno nel testo, ma deve essere ricavato dal testo stesso, quindi deve essere portato fuori, quindi rivelato dal testo stesso. Perché dico questo? Perché il problema interpretativo di Giambattista Vico è stato proprio quello di avere troppi interpreti i quali gli hanno affibbiato proprie categorie e lo hanno piegato alle proprie necessità, qualche volta anche necessità politiche, ma soprattutto necessità teoretiche. Quindi diciamo che io mi terrò su una linea interpretativa che io considero di rispetto nei confronti dell'autore, quindi di quello che lui ci dice. La napoletanità di Vico, a mio parere, c'è ed è indubitabile. Vico è stato sempre a Napoli, tranne quel periodo di 9 anni, insomma, circa, anche se poi, come dire, sono stati un po' interrotti a quanto pare, però in ogni caso si parla di questi 9 anni trascorsi comunque in terra nostra, ecco, diciamo, siamo nel sud, e quindi trascorsi a Vatolla, presso, allora c'era il Marchese Rocca, dei cui figli era precettore, il castelletto che ancora oggi è visitabile, oggi viene presentato come Castello Vargas. E lì poi ebbe modo di studiare presso la biblioteca di un convento che era lì nei pressi, Santa Maria della Pietà. Vico è uno che non si è mosso dal nostro mondo, ma al di là della, come dire, del fatto fisico, cioè di essere stato sempre in questa zona, Vico è uno che interpreta al meglio alcuni tratti tipici della napoletanità. Che significa che sono poi tratti passati anche all'italianità, no? Perché in fondo Napoli poi ha determinato, alcuni se ne lamentano, però ha determinato alcuni aspetti che sono diventati propri dell'Italia intera. Innanzitutto un senso forte del concreto e quindi della vita, no? Della storia, che non vuol dire storicismo, perché, come dire, non rientra nel mio, come dire, nel mio orizzonte una lettura storicistica di Giambattista Vico. Oggi noi ci troviamo in una fase di rinnovata fortuna del pensiero italiano all'estero. Non è marcatissima come la si vuol presentare, però, che so, autori come Agamben, come Vattimo, come i teorici della politica, lo stesso Esposito, Roberto Esposito, che ha scritto un brillante saggio, Il pensiero vivente, proprio dedicato alla nuova situazione della Italian Theory, no? Cioè della teoria italiana, che starebbe quasi quasi un po' per prendere il posto della French Theory, no? Che ha fatto epoca in tutto il mondo. Il tratto caratterizzante di questo pensiero, andando al di là di quello che dicono Esposito e altri autori, è proprio l'amore e la manifestazione del concreto. E mi si dica se questo non è un tratto tipico del mondo napoletano, l'amore per la vita nella pluralità, attenzione, dei livelli, l'amore per il mondo nella pluralità dei livelli. Vale a dire, è concretezza, storia, vita, carne, ma è anche amore della trascendenza. No? Che viene ben distinta, non a caso, è mia decisa intenzione di collocarmi sulla scia di quanti sostengono la piena cattolicità di Giambattista Vico. Saper distinguere i livelli e nello stesso tempo capire che la vita stessa
è animata da questo fervore religioso. La nozione centrale, centralissima di tutto il pensiero wittiano è quella di provvidenza. Se si va a vedere questo bisogno tutto napoletano e questo essere tutto napoletano che poi è passato all'Italia intera, trova proprio in Giambattista Vico il suo, diciamo, interprete più fedele. Vico è napoletano nell'intimo. Io ho fatto cenno a questa, ecco, a questa necessità, ho calcato la mano proprio sugli aspetti della cattolicità di Vico. Magari poi, se è il caso, ne parliamo successivamente. Però sicuramente per il momento posso dire che in Vico si esprime una napoletanità, la quale significa universalità per giunta. Quando nel 1861 viene fondato il Regno d'Italia, si pone immediatamente il problema della capitale. E alcuni autori napoletani, penso al Cenni, penso al Ricciardi, che sono molto diversi tra di loro in termini di posizioni politico-culturali, però fin da subito, quindi non c'è stato bisogno di aspettare, che so io, tutti gli eventi del 64, hanno chiesto che la capitale del nuovo regno fosse Napoli, proprio per la sua carica universalistica. Di questa carica Vico è autorevole storico interprete. Poi sappiamo tutti come sono andate le cose. Qualche anno più tardi, dopo la convenzione di settembre, con delle strane motivazioni, fu scelta invece come capitale del Regno d'Italia, fu scelta Firenze, la quale, figuriamoci se io ovviamente mi sogno di negare l'apporto che Firenze ha dato alla cultura di tutto il mondo, però sul piano politico ha una dimensione più regionale. Ecco. Napoli ha una, invece una vocazione universalistica. Poi, vabbè, anni dopo, pochi anni dopo, viene conquistata Roma, per cui di lì a qualche mese la capitale, viene trasferita lì, a Roma, insomma. La Breccia di Porta Pia, no? 20 settembre 1870. Questo significa poi napoletanità, amore del concreto nella pluralità delle sue relazioni. E dei suoi piani, dei suoi livelli, capacità di vivere tutto questo anche in termini, come dire, di rapporto tra maschera e volto, ecco, no? Tra retorica e sostanza, una serie di cose che sono state bene interpretate da Vico e lo pongono come un filosofo per eccellenza napoletano, esattamente come si potrebbe dire di Sant'Alfonso, che gli era successivo di una generazione. Per il quale si può parafrasare il vecchio detto, no, usato a proposito di San Francesco d'Assisi, e dire che Sant'Alfonso fu il più napoletano dei santi, il più santo dei napoletani. Ecco, Vico è il più napoletano dei pensatori, dei filosofi, il più filosofo dei napoletani. Naturalmente è una battuta, ma c'è qualcosa di vero in tutto questo. Bene, hai fatto ad evidenziare anche perché c'era questa corrente di pensiero che proprio in base ai valori universalistici che incarnava Napoli, furono non pochi quelli che nelle turbinose vicende del 1860 propose che Napoli fosse la nuova capitale del Regno d'Italia. Poi dinamiche di opportunità politica consigliarono lo spostamento a Firenze, concordo perfettamente, una dimensione molto periferica, senza andare ad intaccare il valore dell'Urbs, no, fiorentina. E poi quando si è spostata lì nel 1870 a Roma, poi e quindi questa esigenza non si avvertiva più. Io però vorrei ritornare su un concetto che a te è molto caro, ovvero sia il cattolicesimo di Vico. Io ho dei lontani ricordi, però mi pare di capire che è stata un po' una conversione successiva quella di Vico, perché all'inizio credo che era un po' rimasto molto colpito dal pensiero cartesiano, mi pare di ricordare, però non vorrei dire delle castronerie. Ad ogni modo, poi quando c'è questa conversione definitiva e a tutto tondo, poi lui interpreta in maniera anche vigorosa, anche in maniera consistente con tutte le sue opere che
che sono state veramente tante, tutte le opere che vengono improntate appunto al pensiero e quindi a questo cattolicesimo di Giambattista Vico. Anche se non tutti la pensano proprio così, c'è una corrente di pensiero ancora oggi che vede in Giambattista Vico un qualcosa di molto più vicino al pensiero laico che non cattolico. Spiegaci bene questa se c'è stata questa conversione e su che cosa si basa la teoria, anche recente, io ho letto qualcosa anche di recente, in cui vuole che Vico sia molto più un esponente del laicismo e non del cattolicesimo, insomma. Si tratta di Vico, un po' succede per tutti i grandi autori, però le interpretazioni si susseguono, si accavallano e si dice di tutto, di più. A proposito del rapporto con l'illuminismo e col romanticismo, c'è chi lo inquadra tra gli illuministi, c'è chi lo inquadra tra almeno pre-romantici, insomma, è un macello. Un autore come Spaventa, mi riferisco a Bertrando Spaventa, fratello di Silvio, a un certo punto, che poi va a insegnare all'Università di Napoli. A un certo punto che cosa fa? Fa quella famosa teoria della circolazione del pensiero, con la quale in fondo si pone come questa si pone come filosofia della Italia unita. Allora, naturalmente tratta anche Vico. Vico che però viene associato in una maniera eccessiva, mettiamola così, a Kant, no? La teoria della circolazione è quella teoria del pensiero, è quella teoria secondo cui i nuovi grandi indirizzi, nuovi per il tempo, insomma, ecco, quindi siamo nella prima metà dell'Ottocento e la teoria di Spaventa viene formulata poco dopo. Questi grandi indirizzi, che insomma è innanzitutto l'indirizzo idealistico, e quindi parliamo di Fichte, eccetera, questi qui avrebbero le loro radici nel pensiero italiano piuttosto che in quello tedesco del Cinquecento. E poi sarebbe questo nuovo esito della prima metà a cavallo tra 7 e 800, sarebbe poi tornato, ecco perché circolazione, tornato in Italia. In questa operazione, che ripeto aveva anche una funzione politica, Vico viene eccessivamente accostato a Kant. Vico di kantiano o di pre-kantiano, perché ovviamente noi parliamo di un autore che muore nel 44 e invece Kant muore nel 4804. Quindi muore parecchio tempo prima. Però questo accostamento, in tutta onestà, mi lascia piuttosto perplesso. Per quanto riguarda la questione del cattolicesimo vichiano, Croce, per esempio, ha insistito tantissimo, specialmente in una certa fase della sua attività di studioso, ha insistito tantissimo sul fatto che tutto sommato di un cattolicesimo strettamente, schiettamente Vichiano, non è il caso di parlare. Tant'è che addirittura che cosa fa? Ripropone sul piano proprio editoriale un'opera di Finetti, che era uomo di fede nel Settecento, il quale attacca frontalmente Vico. Ne viene fuori il pensiero Vichiano, ne viene fuori una polemica a distanza con Emanuele Duni. La polemica Finetti-Duni è indicativa del fatto che c'è stata tutta una fascia di pensatori cattolici che non hanno accolto favorevolmente per delle ragioni, per esempio la questione dello stato ferino. No, sappiamo che l'uomo prima sente, eccetera, poi c'è tutta questa evoluzione dell'umanità. Questo stato ferino verrebbe visto in termini troppo vicini a quelli che so, di un Hobbes, per esempio. E questo non poteva essere accolto dai pensatori cattolici dell'epoca, però, attenzione, da alcuni pensatori cattolici dell'epoca. Ho fatto il caso di Finetti, che è il più noto di tutti, perché altri invece capivano perfettamente quale fosse il pensiero genuino di Vico, quello espresso nelle grandi opere, e lo hanno accolto. C'è chi ha tenuto una posizione, come dire, che ha visto dei cambiamenti, come ecco Colangelo successivamente, però parliamo di un autore che scrive soprattutto nei primi decenni del 1800. Insomma, la questione è molto controversa.
Con i grandi dell'Ottocento, già Tommaseo, eccetera, oramai l'idea di un vico cattolico viene abbastanza, come dire, accolta. Spesso si dice che però chi decreta il vero e proprio, e senza discussioni, voglio dire, carattere cattolico di Vico è Padre Gemelli, un convegno famoso che ebbe luogo all'Università Cattolica da lui fatta, insomma, fondata, e poi da allora è stato tutto un succedersi di contrasti tra coloro i quali insistevano sulla cattolicità piena del Vico, no, che so, un libro celeberrimo, quello di Amerio, pubblicato, ecco, nell'immediato secondo dopoguerra, quindi nel 46, 40, nel 47, ecco, Chiocchetti e altri, insomma, che hanno insistito molto sulla cattolicità di Vico. Croce vedeva tutti quegli elementi che potevano far pensare ad un pensiero cattolico, potevano costituire un riferimento da questo punto di vista, vedeva come qualcosa di posticcio, naturalmente, qualcosa che cioè magari stava lì tra lui, tra Croce e il suo fedelissimo Nicolini, e come dire, hanno avuto anche tra l'altro delle espressioni non sempre gradevoli nei confronti di chi sosteneva la piena cattolicità di Giambattista Vico. Ecco, mi richiamo a quello che ho detto prima, cioè non intendo imporre al testo vichiano, all'opera vichiana, posizioni preconcette, invece intendo rispettare questo testo vichiano. E lì si parla sempre di provvidenza. Vico stesso in alcune lettere, no, si lamenta del fatto che non ha avuto tutto il successo che egli sperava, perché si parlava sempre di questa provvidenza e così via. Si può obiettare, ma allora i cattolici, alcuni cattolici di un tempo, non l'hanno saputa cogliere questa provvidenza? Perché pure loro attaccano? Qualcuno in vita e qualcuno dopo, naturalmente, la morte, perché pure loro attaccano il pensiero vichiano. Noi dobbiamo calarci un po' in quello che era il mondo culturale cattolico del 1700, che viveva un po' sulla difensiva. Molte novità si andavano affacciando, alcune delle quali ovviamente non potevano essere contestate. Nella seconda metà del Settecento, Vico muore nel 44, e quindi Vico era morto, insomma, già da un po', da 30-40 anni. C'è Hutton, tanto per dirne una, il quale sconvolge la cultura negando con una serie di argomenti la cronologia della terra, quindi della creazione, di indirizzo biblico, i famosi 6.000 anni circa di storia della creazione. Il problema era molto importante. Già al tempo di Vico si stavano affacciando altre problematiche, si cominciavano a conoscere sempre meglio le antichissime civiltà. La civiltà egizia, è vero che siamo in tempi pre-Champollion, no? Pre-stele di Rosetta, per dirla in breve, però è vero che già nel 600 noi abbiamo un culto, un'attenzione marcata per la civiltà egizia, pensiamo al grande Athanasius Kircher, tanto per dirne una, oppure alle civiltà mesopotamiche. Allora, siccome tra Adamo e Abramo il tempo non poteva essere lunghissimo per poter dare civiltà di questo tipo, si cominciò a tentennare. Ci fu chi elaborò la teoria dei preadamiti, addirittura, insomma, ci furono diversi problemi. Il risultato di tutto questo quale fu? Che spesse volte ci si arroccava e si contestava per mancato, come dire, senso cattolico proprio, per mancata adesione al pensiero cattolico generale, anche gente come Vico, magari, che su questione di dettaglio non era allineata. Non so se sono chiaro. Per esempio, la questione dei giganti, di cui si parla anche nella Bibbia, e che ovviamente costituiscono un argomento anche per Giambattista Vico. Insomma, il letteralismo biblico nel 1700 ha fatto diversi guai. Ecco perché poi bisogna vedere le singole figure della cultura cattolica, alcune delle quali attaccarono Vico, qualcuno addirittura mentre era in vita, altri naturalmente subito dopo, ma altre figure del pensiero cattolico invece lo difesero, perché capirono immediatamente l'importanza
e la novità di quel pensiero che veramente, come dire, riusciva a creare una teologia civile ragionata della divina provvidenza. Io non credo che Vico sia da inquadrarsi come tomista, no? Anche se c'è stato ovviamente chi l'ha fatto, ma credo che sia invece da inquadrarsi più nell'ambito agostiniano, sia perché la sua è veramente una grandiosa teologia della storia, la più importante dopo il De Civitate Dei di Sant'Agostino, a mio giudizio, sia per tante altre ragioni. Per esempio, penso alla questione antropologica, no? Che è costruita proprio in termini agostiniani. È chiaro che se noi andiamo a prendere questioni di dettaglio, Vico non sempre si ritrova con Sant'Agostino. Ecco, bisogna, a mio avviso, anche saper distinguere l'essenziale dall'accessorio, che ne so io, il fondamentale dal derivato o altro ancora. E, insomma, cioè, non si può pretendere che un pensatore manifesti un pensiero esattamente combaciante con quello prevalente in un certo tempo. Anzi, addirittura da questo punto di vista, Vico è una figura che va apprezzata per il suo senso della libertà. Resta il fatto che è un autore profondamente cattolico. E questo come si vede, tra l'altro? Si vede, e qui sta il problema di chi vuol negare a tutti i costi la cattolicità di Vico. È costretto a considerare tutto il discorso sulla storia sacra, sul peccato originale e così via, come posticcio, come costruito per evitare i rigori della censura, cosa di cui noi onestamente non abbiamo alcuna giustificazione, nel senso che quello era il sentimento reale di Giambattista Vico, che addirittura pure nella vita quotidiana, ordinaria, pensava continuamente, costantemente alla divina provvidenza. Più credibile può essere la posizione di chi dice: sì, vabbè, una volta però, colte tutte queste fasi divina della storia sacra nel rapporto con la storia profana, eccetera, eccetera, però poi la provvidenza è in qualche modo trattata senza ulteriori richiami al Dio cattolico, eccetera, eccetera. Ma questo è esattamente quello che doveva fare Vico per i suoi scopi. Questa è una teologia civile ragionata della divina provvidenza, cioè deve vedere l'azione della provvidenza nella storia, chiaramente, quindi deve parlare di storia ideale eterna, deve fare quindi una scienza nuova, e quindi deve, come ogni scienza che si rispetti, deve proporre degli assiomi che lui chiama le famose degnità, deve fare queste operazioni. Ma è la provvidenza che ha come strumento, che so, il senso comune e che ispira, che è il fondo su cui si svolge tutta la trama delle storie particolari. È sempre e soltanto la provvidenza. E questa provvidenza, ecco, Vico a un certo punto dice pure: ma uno che parla di provvidenza oggigiorno non può avere fortuna. E difatti, questo è stato uno dei motivi per cui è stato attaccato anche dall'altra parte. Vico è stato accusato di aver frequentato ambienti al limite della eterodossia o che addirittura erano ampiamente anticattolici. Neanche questa può essere una, da giovane naturalmente, neanche questa può essere una giustificazione concreta, intanto perché noi dobbiamo sempre distinguere attentamente tra quello che è un pensiero di pura e semplice contestazione, so, magari anche di uno strapotere della Chiesa, no? Ecco, quindi è una cosa che nessuna persona di senno può accogliere nel momento in cui questo strapotere deborda dal suo ambito naturale, da quelle che poi erano vere e proprie posizioni anticattoliche. Su questo noi abbiamo, in tutta onestà, una documentazione piuttosto discutibile. Certo, ha frequentato circoli come quelli di Caravita, no? Che erano circoli dove si riunivano delle persone che non erano graditissime alle gerarchie dell'epoca, per carità, questo è sicuramente vero. Ma ed è stato, ecco, proprio Croce, Nicolini ne hanno parlato, ed è stato anche lambito da queste accuse di aver
quasi, di essere stato quasi coinvolto, ma insomma, nella questione degli ateisti. In tutta onestà, mi sembra che non ci sia una documentazione adeguata a sostegno. Vico è un pensatore cattolico. Quando si legge La Scienza Nuova, a parte che richiama in tutte le opere. Quando si legge La Scienza Nuova, è tutto costruito come una grandiosa teologia della storia, c'è la storia sacra, poi la caduta, che ha un valore centrale, naturalmente, nel pensiero vichiano, ecco questi bestioni originari, insomma, ecco la questione dello Stato ferino, per l'appunto, che non era digerita da molti cattolici, i quali, e sta qui il problema, i quali non è che a un certo punto costruiscono il pensiero religioso. Quindi non è la religione il risultato di un'operazione meramente culturale, per cui questi bestioni a un certo punto salgono sulle montagne, cioè guardano in cielo e cominciano. No, essi scoprono qualcosa che c'era già dentro di loro, che la caduta non aveva cancellato. E qua sta la differenza abissale rispetto a tanti autori della modernità. Questo carattere innato del divino, ovviamente, quindi della religione. Se no, la religione avrebbe soltanto, che so io, una funzione consolatoria, no? Oppure potrebbe essere utilizzata magari dai governanti come instrumentum regni, si perderebbe questo aspetto tipico di Vico. Quando si formano le prime manifestazioni religiose, non è che si formino ex abrupto oppure improvvisamente oppure senza precedenti. Si va a vedere qualcosa che è già nel proprio intimo. Ecco, questi bestioni trovano già nel proprio intimo, entro il proprio cuore, quel senso religioso. E questo purtroppo non lo si vuol capire. Il resto viene dopo. Ancora oggi si discute molto su questo, ma è chiaro che, come dicevo prima, oggi appare, a mio sommesso giudizio, sempre più evidente che chi nega la piena cattolicità del Vico per fatti preconcetti, quindi cerca di imporre al Vico una visione propria. Faccio un esempio. Uno dei grandi convegni organizzati da Giorgio Tagliacozzo, no? Ha svolto una funzione essenziale per la conoscenza in tutto il mondo di Vico, tra anni 60 e 90, insomma, del secolo scorso. Uno di questi convegni fu dedicato proprio a Vico and Marx, Affinities and Contrasts. Quindi Vico e Marx, affinità, somiglianze, eccetera, e contrasti. Nelle mani di un marxista è difficile, come dire, arrivare a cogliere la piena cattolicità di Vico. Marx cita tre volte, credo, Vico, solo però mi pare una volta in uno scritto a stampa e poi in lettere, insomma, private, quindi in scritti privati. Il senso della storia qui, ovviamente, non è un senso cristiano, così come accade in Giambattista Vico. E non a caso la stessa filosofia dei cicli storici, no? Quindi dei corsi e ricorsi, è sempre una filosofia, sì, che rivede profondamente e mette in crisi una nozione di progresso unilineare, ma non è che diventi una nozione alla Nietzsche di eterno ritorno, assolutamente no. Perché qui c'è comunque un cattolicesimo di fondo, il quale ci dice che a un certo punto c'è la seconda venuta di nostro Signore. Io, in tutta onestà, non avrei dubbi, ecco, anzi, non ho dubbi su questo, non ci sono dubbi. E questo avevamo capito, sei stato molto, molto puntuale, molto preciso a ribadirlo. Io penso che sia giusto quello che tu dici, soprattutto perché chi vuole pretendere di ingabbiare un pensiero così poliedrico, così multiforme, così variegato come quello di Giambattista Vico in alcuni stilemi rigorosi, credo che non abbia capito la complessità e la grandezza del pensiero di questo grande, 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 sottolineo tre volte grande, pensatore napoletano. La successiva domanda verteva soprattutto su due punti. Uno l'hai già sviscerato, quello della provvidenza divina, no? L'importanza della provvidenza divina nel pensiero vichiano.
Non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa, però io ecco, ti vorrei chiedere più che altro di spiegarci, darci una spiegazione possibilmente più comprensibile possibile, anche per chi ci sta ascoltando, della famosa teoria della eterogenesi dei fili, che ripeto, non sempre viene nella giusta angolazione. Ci stanno anche qui delle, come dire, delle teorie della contrapposizione abbastanza violente. Ecco, se ci chiarisce un po', la situazione in materia. Anche qui gli hegeliani, neo-hegeliani, eccetera, hanno cercato di far vedere che questa qui sia una dottrina, quella che noi chiamiamo eterogenesi dei fini, che sia una dottrina comparabile con quella dell'astuzia della ragione. Ora, con la dottrina dell'astuzia della ragione, può avere in comune la scorza, diciamo, cioè l'aspetto esteriore, ma la sostanza è completamente diversa. Perché noi qui abbiamo a che fare con un Dio, il quale è un Dio trascendente, quindi non c'è nessun discorso, come dire, meramente immanentistico. C'è invece un'azione di Dio nel mondo, quello è sicuro, che è poi naturalmente la provvidenza. Poiché gli uomini possono avere, ecco perché eterogenesi dei fini, possono avere, anzi hanno normalmente, dei fini particolari, anche tra loro confliggenti, ma che comunque vanno magari in direzioni diverse, anche rispetto a quello che può essere il cammino da noi non ben conosciuto, ovviamente. Il cammino previsto dalla provvidenza. Allora, che cosa succede? Succede che la provvidenza si serve di tutte queste intenzioni particolari per indirizzarle poi nella sua direzione generale. Ma tutto questo, appunto, rientra in pieno nella visione tradizionale della storia e quindi rientra perché nel pensiero cattolico, anche oggi, no? Che so io, un classico del pensiero del Novecento è la riflessione di Marrou, tanto per dirne uno. Il pensiero cattolico, si rende ben conto del contrasto che c'è nel mondo, della pluralità delle intenzioni. Il tutto, ovviamente, viene ricompreso entro un ordine più generale. Se vuoi, posso prenderti una espressione da un mondo completamente diverso, no? Che però allora, manco a farlo apposta, negli anni di Vico cominciava a essere sempre più conosciuto, insomma, il mondo cinese, no? Nello specifico, il pensiero taoista. Ma giusto come parallelo, non è che Vico. La rete del cielo ha larghe maglie, ma ad essa nulla sfugge. È evidente che nella riflessione cattolica la provvidenza debba in qualche modo ricondurre il tutto quanto, il tutto entro il suo ambito ordinario, se non ne verrebbe fuori ovviamente lo scatafascio. Ma da qui a dire che questa eterogenesi dei fini sia una dottrina, come dire, sostanzialmente simile a quello dell'astuzia della ragione di stampo idealistico, in tutta onestà ne corre. Qui alla base abbiamo un Dio cristiano e la sua azione nel mondo, che, ripeto, viene indagata in quanto tale. La scienza nuova è una scienza che è teologia civile, ragionata della divina provvidenza. Teologia civile proprio perché è scienza storica e delle istituzioni che noi vediamo crearsi, che vengono create nel cammino storico. In questo ambito la provvidenza allora non può non ricondurre entro il proprio fine generale le intenzioni particolari che possono apparire anche dissonanti e discordanti. Ma tutto questo rientra in pieno nel pensiero cristiano. Non c'è bisogno di chiamare in causa Hegel in forme ancora più laicizzate esponenti del socialismo successivo. Non credo proprio, ecco, non credo proprio che sia necessario. Bene, siamo quasi arrivati alla fine della nostra conversazione, che come al solito è stata molto interessante. Speriamo che anche chi ci sta ascoltando abbia tratto lo stesso giudizio. Per concludere, la domanda è questa: tu già ne hai accennato, se non sbaglio, qualche tempo fa. Quindi, che la vita di Vico si svolga in gran parte a Napoli è ormai un dato di fatto assodato.
A Napoli, nel corso del XVIII secolo, nel corso del Settecento, c'è un'altra grande personalità, se non vado errato tu l'hai chiamato un gigante del pensiero teologico, che è Sant'Alfonso Maria de Liguori. Allora, ci sono stati dei punti di contatto tra Vico e Sant'Alfonso? E se ci sono stati, hanno portato a qualcosa di concreto? E di tangibile, o sono rimasti due giganti, ognuno nel proprio campo, cioè Sant'Alfonso nel campo della teologia religiosa, mentre il Vico del pensiero religioso, ma dal punto di vista, visto dal punto di vista civilistico, diciamo così, dal punto di vista della quasi della laicità vichiana, se così possiamo dire. Tra i due passa una generazione piena. Vico pare che sia nato nel 1668 perché pare che sia stato trovato la fede di battesimo. In realtà poi lui stesso nella sua autobiografia dice di essere nato nel 1670, quindi 2 anni più tardi, però in realtà è solo, come dire, un modo di esprimermi, ma la data normalmente accettata oggigiorno è il 68. Ecco, quindi 2 anni prima. Sant'Alfonso, se ricordo bene, del 96, è del 96, quindi tra il 68 e il 96 passano insomma diversi anni, 26, qualcosa del 27, adesso non saprei. Quindi è una generazione piena. Per quanto riguarda le morti, Vico è morto nel 44 e se ricordo bene, Sant'Alfonso nell'87. E a questo punto bisogna anche ricordare, ecco, qualche problemino che la dinastia borbonica ha causato al povero Sant'Alfonso. Insomma, ecco, questo, insomma, sia detto e sia ricordato con molta chiarezza, perché per avere quel benedetto exequatur, voglio dire, insomma, per la sua creatura, i padri redentoristi. Quindi questi sono i termini cronologici di riferimento. Dunque, Sant'Alfonso era molto più giovane, una generazione abbondante, ecco, successiva. È molto probabile, anzi, pressoché certo, che i due si siano conosciuti proprio ospiti del Calavita. E pare anche che si siano incontrati all'università. Non ce lo scordiamo che, tra l'altro, a parte che l'università di allora non è che fosse quella di oggi, ma non dimentichiamo che Sant'Alfonso era avvocato, dire, e, ha avuto sempre, e quindi pare addirittura che abbia fatto l'esame di retorica con... Al di là di questo, però, Sant'Alfonso non discute mai le tesi di Vico. Sant'Alfonso non ha scritto poco, eh. Sant'Alfonso è stato un uomo che si è confrontato anche con la durezza tipica dei veri santi, no? Che quando devono proclamare la verità non è che ricorrono al politically correct, no? Ma dicono con chiarezza quello che va detto. E così era Sant'Alfonso, ovviamente. Eppure non ha mai discusso le tesi di Giambattista Vico. Questo è un problema storiografico che richiederebbe una spiegazione. C'è chi dice che non abbia discusso le tesi di Vico proprio perché, insomma, molti nell'ambiente ecclesiastico non le gradivano, le ritenevano sospette, eccetera, eccetera, per cui lui avrebbe evitato di impelagarsi in cose di questo tipo. Però questo qui è un problema, rimane un problema storiografico. Poi c'è chi dice che l'abbia fatto, magari abbia difeso per interposta persona, diciamo così, se è possibile dirlo, cioè nella polemica Finetti-Duni, insomma, ci sarebbe stato proprio Duni che avrebbe difeso Vico. Come dire, questo è un problema che rimane aperto. Quando ho definito Sant'Alfonso de Liguori un gigante della teologia, non ho fatto altro che adeguarmi a quella che è la valutazione generale che del suo pensiero e della sua importanza culturale è stata data da Fior di Pontefici. Lui è dottore della Chiesa, Doctor Zelantissimus. È uno dei principali punti di riferimento, soprattutto in materia etica. Era, come dire, i suoi contributi più originali e rilevanti, forse li ha dati proprio in teologia morale. Tanto per citare qualcosa di recentissimo,
Adesso che in materia di Covid si è posto il problema, sappiamo tutti che questi vaccini, se ne è parlato a proposito di AstraZeneca, ma vale anche per altri, hanno utilizzato delle linee cellulari ricavate da cellule di embrioni abortiti. Pare che siano stati due, uno negli anni 70, uno negli anni 80. Questi due bimbi poi hanno dato origine a queste due linee. Benissimo, allora si è posto il problema per i cattolici della liceità della vaccinazione fatta mediante prodotti contenenti linee, non direttamente, linee sviluppate da quelle cellule embrionali. Si è posto il problema, si è discusso, eccetera, eccetera. Il pensiero, quindi la Chiesa stessa, no, è intervenuta ufficialmente con un documento approvato dal Pontefice, quindi da Papa Francesco. Nel corso di queste discussioni, chi è tornato ovviamente ad essere punto di riferimento, ecco, in materia morale, è proprio Sant'Alfonso dei Liguori. Giusto per dire, è un pensiero anche quello che continua a dire tanto. Rimane un problema questo punto, cioè del rapporto tra Sant'Alfonso e Vico, che è un rapporto che sarebbe stato magnifico se fosse stato più intensamente coltivato da parte di Sant'Alfonso dei Liguori. Ma questa è la storia, voglio dire. Bene, Fernando, io siamo giunti alla fine di questa piacevole chiacchierata, però il tempo è volato perché poi quando si parla di queste tematiche che sembrano erroneamente appartenere ad epoca diversa, ma che invece confermano in tutto e per tutto la loro attualità, e tu me ne dai atto, soprattutto la questione vaccinale che è tornata di attualità, e quindi il pensiero di Sant'Alfonso dimostra ancora una volta, come quello di Vico, dimostra ancora una volta la sua attualità. E quindi sono delle chiacchierate che io mi auguro possano trovare riscontro e apprezzamento anche in chi ci ha ascoltato. Io ho finito il mio compito di intervistatore molesto, perché ti sono andato un po' anche a stuzzicare su alcuni argomenti molto, molto particolari. Spero di aver svolto, non dico in pieno, in maniera decente il mio compito giornalistico, e cedo la parola per le conclusioni a te e quindi poi all'ottimo Francesco Rotondo, ringraziando tutti gli ascoltatori della pazienza. E dando appuntamento ad una prossima occasione. Effettivamente, effettivamente è il Effettivamente è caso il di caso. parlare di pazienza. Devo dire che m'ero ripromesso di essere breve, di non andare assolutamente oltre la mezz'ora, no? L'altra volta abbiamo toccato l'ora e 20, insomma, qualcosa del genere. Insomma, volenti o nolenti, arriviamo agli stessi livelli. Effettivamente, chi ci seguirà dovrà avere grande pazienza. Però Francesco voleva dire qualcosa. Sì, assolutamente, professore. Io, siccome ecco, abbiamo toccato un punto un po' dolente di YouTube negli ultimi tempi, no? Che è quello della vaccinazione. Quindi mi propongo di fare una domanda, ecco, un po' al limite, no? Visto che già può essere che l'abbiamo toccato, no? Allora, parlando di San Tommaso l'altra volta e di Giambattista Vico in questa occasione, mi sovviene un interrogativo, visto che lei ha citato anche durante l'intervento questa seconda venuta di Cristo, no? Cioè, si rincorrono parecchie voci in determinati ambienti, insomma, che questa sia prossima, no? E allora vorrei dirle, ma secondo lei, in questo periodo storico, soprattutto in particolare, si può dire che si sta andando verso una sorta di separazione netta, insomma, fra due blocchi contrapposti, questo pensiero, no? Questo pensiero dell'uomo, cioè dell'essere umano che vuole farsi Dio a se stesso, e quello invece appunto che cerca la mente di Dio sapendo che l'uomo stesso è imperfetto. E la parola a lei. Allora, naturalmente per quello che riguarda la venuta di nostro Signore, lo sa nostro Signore. Quello che a noi tocca è di essere preparati per quello che
ovviamente sono le nostre forze, dico forze spirituali. Rimane sempre valido il vecchio detto delle stote parati. Quindi siate pronti, siate preparati a questo evento. Per quanto riguarda invece il tempo che noi stiamo vivendo, ecco qua naturalmente noi siamo obbligati a dare un giudizio anche perché se non lo dessimo saremmo dimissionari. Stiamo vivendo una fase in cui ci sono degli attacchi fortissimi a tutto quello che significa tradizione e natura, perché questo è il punto fondamentale. La distruzione del concetto di natura, del concetto di identità, che si manifesta ovviamente a tutti i livelli. Non a caso adesso si parla di fluidità delle identità, si parla di liquidità delle identità, si parla delle società stesse, eccetera. Il tutto sta preparando l'avvento di una società transumanista. È vero che, come dire, tutto sta andando in quella direzione, però è vero che per fortuna esistono anche degli anticorpi. Io non posso conoscere il futuro, cioè non posso sapere se alla fine questi anticorpi che salvaguardano la natura e le identità riusciranno a vincere. Io in tutta onestà lo spero vivamente, non tanto per me, perché ovviamente non mi resta tantissimo da vivere, però lo spero per i giovani, per l'umanità avventura. Spero che per davvero possa trovare degli anticorpi, questa umanità prossima possa trovare degli anticorpi adeguati a fronteggiare questo rischio. Attenzione, quello che molte di quelle cose che oggi sembrano della più straordinaria novità, pensiamo a sta faccenda del transumanesimo, in realtà nella loro sostanza si sono affacciate già da tempo, insomma, senza andare a rincorrere remote ascendenze, ma il Settecento discuteva esattamente su questo. Il Settecento discuteva su questo, che so io, basti prendere la medicina, quindi il pensiero medico di un Cabanis, il pensiero antropologico di un Cabanis, Condorcet, per esempio, no? E si vede che tante tesi che oggi noi assegniamo al transumanesimo erano già ben presenti a loro. Ed è chiaro che addirittura in architettura, no, perché poi le varie arti, come dire, si richiamano e da questo punto di vista, ecco, permettete, ma non è che io ce l'abbia col Borbone, cioè, ma qualche piccolo disastro l'hanno fatto pure loro, per esempio, adottando stilemi culturali in una certa fase della vita, della loro dinastia, che erano decisamente antitradizionali e quindi qualcosa di cui pentirsi, sicuramente ce l'hanno anche i re di Borbone. Si parla addirittura di un colloquio, no? Tra San Giovanni Bosco e Francesco II, oramai esule, e che naturalmente sperava di rientrare sul trono, e San Giovanni Bosco che gli avrebbe detto: ma la tua dinastia a suo tempo ha approvato le leggi febroniane, no? E quindi queste leggi adesso le stai pagando tu. Però, voglio dire, la storia è sempre molto complessa da interpretare. Quello che è certo è che non viviamo un periodo tranquillo. Non mi riferisco alle grandi questioni, come dire, geopolitiche in questo momento, che ci sono e sono preoccupanti, ci mancherebbe, ma ri mi riferisco alla stessa evoluzione del mondo occidentale, quei tentativi di distruzione dell'idea stessa di natura. Distruggere l'idea di natura significa, come dire, aprirsi all'indeterminato, senza contare poi, ecco, quello che viene dal rapporto tra ciò che è naturale e ciò che è sociale. Noi possiamo dimostrare in mille modi, perché la scienza e la filosofia ce lo dicono, che il bambino è persona fin dal momento del concepimento. Ma se poi questo non viene accolto e riconosciuto socialmente,
rimane roba da quattro specialisti che parlano tra di loro. Non a caso, un pensatore tra i più noti dell'Europa di questi giorni, quindi mi riferisco ad Axel Honneth, ha messo proprio il tema del riconoscimento come centrale per l'ordine generale, per avere il rispetto e così via. Quindi questi sono motivi assolutamente fondamentali per l'analisi della nostra società. Però, cioè, credo che lo spettatore abbia diritto come dire, al riposo. Grazie per l'ospitalità. Veramente Veramente ringrazio chi ringrazio segue. Chi ha chi ha seguito, insomma, seguito tutta questa questa chiacchierata. Grazie a chiacchierata. Fernando Grazie a Fernando Riccardi, Riccardi. giornalista di lungo corso, il quale al di là, come dire, del suo mestiere nel senso più stretto, no? Quindi specialista di cronaca e così via, è lo studioso del brigantaggio che tutti conosciamo. Su questo non ci sono dubbi, ma è poi anche, come dire, sensibile a problematiche culturali molto più ampie e la sua non è soltanto sensibilità, ma è anche conoscenza e competenza in problematiche molto più ampie. Di questo ovviamente io lo ringrazio tantissimo. Grazie a te per aver svolto ti do del tu, perché ovviamente voglio dire, hai meno della metà, hai un terzo dei miei anni. E quindi per aver svolto questo compito, no? Con grande professionalità, grazie all'Associazione Alta Terra di Lavoro e all'Associazione Le Tre Torri che hanno organizzato questa nostra conversazione. Conversazione. Grazie Grazie soprattutto a soprattutto chi ci a ha chi ci ha seguito. seguito. Buonasera. Buonasera. Allora, Allora, un saluto a tutti gli spettatori dell'Associazione Identitaria Alta Terra del Lavoro e della Relazione Le Tre Torri. E io ci tenevo in particolare innanzitutto a ringraziare i professori Fernando Di Mieri e Fernando Riccardi. E a ringraziare Di Mieri soprattutto per la risposta alla mia ultima domanda che ho posto con molta umiltà e insomma sono contento che lui abbia apprezzato questo mio interrogativo. Ci tenevo a rimarcare che nella prossima puntata si parlerà di Marco Tullio Cicerone, che è mio compatriota perché io sono di Arpino, quindi lui è nato proprio ad Arpinum e ne parleremo finalmente, avrò l'occasione appunto di poter porre domande a degli esperti e fare anche la mia parte da compaesano vero e proprio, anche se poi si creano sempre dissidi, come abbiamo visto con San Tommaso, Traquino e Roccasecca, c'è anche chi si contende, ecco, Cicerone, però insomma è una figura importantissima e ci tenevamo appunto a parlarne. Un saluto a tutti, salutate anche voi. Saluti a tutti. Alla prossima puntata.